Finale nazionale del Festival della Melodia a Pescara, siamo con il sindaco Carlo Masci, vittoria per la giovanissima Sofia Bevilacqua per la sezione Brani Inediti e per Marco Di Vita per la sezione Cover. Grande spettacolo, impreziosito da balletti e cabarettisti, insomma sindaco, un grande spettacolo ci voleva dopo un periodo delicato come quello che stiamo vivendo. Sì, abbiamo vissuto 2 anni purtroppo con la pandemia, chiusi in casa senza poter avere contatti, e invece oggi torniamo in presenza in una manifestazione bella dove abbiamo sentito ragazzi e ragazzi con voci meravigliose. Questi 2 ragazzi che hanno vinto sono stati bravissimi, ma tutti sono bravi, e devo dire che a Pescara, in Abruzzo, ci sono molti talenti e tu riesci a metterli in mostra, a trovarli, riesci a fare in modo che possano esprimere il meglio di sé, e quindi io a tutti auguro grandi fortune, come è successo con altri personaggi che sono usciti da questo Festival della Melodia, una manifestazione nazionale che parte da Pescara, e la cosa mi inorgoglisce. Questi giovani sognano di arrivare sul palco del Teatro Ariston di Sanremo. Dall'alto della sua esperienza, sindaco, che cosa si sente di dire? Ma intanto mi viene da dire che questi giovani sono preparati, perché ho visto che scrivono loro stessi le canzoni che poi cantano, quindi vuol dire che c'è una base, c'è uno studio, c'è un approfondimento, c'è l'impegno, e questo è bello perché non si improvvisano, vengono qui sapendo di avere del talento ma anche di aver studiato molto e di poter esprimere il meglio di se stessi, quindi va benissimo come si muovono, e questa manifestazione riesce a metterli in mostra, riesce a fare in modo che possano tirar fuori tutto il meglio di se stessi, quindi io faccio i migliori auguri a questa manifestazione e mi auguro che veramente possano raggiungere i risultati di altri talenti giovani che sono usciti da questa manifestazione e poi hanno calcato i palcoscenici nazionali.